E benvenuti in questo nuovissimo video di Kingdoms and Castles. Oggi ragazzi faremo delle cose assurde. Costruiremo un grande impero, faremo battaglie, diplomazie. Madò, faremo un impero assurdo. È tipo diplomacy is not an option. Però c'è la diplomazia e anche i sentieri. Perché su diplomacy is not an option non c'erano i sentieri. Vabbè. Va bene, andiamo a giocare. Bene, bene, bene. Allora, iniziamo da questa parte. Ok, di qua. Così, un terreno fertile e rigoglioso. Iniziamo da questa parte a mettere la nostra fortezza. Tanto ormai abbiamo capito come funziona. E voilà. Oh, è la prima fortezza costruita. E il primo anno sta andando avanti. Forza, costruisci questa fortezza, veloce. Su, non ho il tempo. Quelli là davanti stanno facendo un sacco di cose. Non sono neanche entrati, però... No, però loro non vedo cosa stanno facendo loro. Però comunque hanno il loro regno. Io la mia isola, ognuno ha le sue isole. È un po' diplomacy. Ok, ho messo il regno al contrario. No, e abbiamo delle persone che stanno con noi, vivono con noi. Abbiamo 12 di legno e beh, allora diciamo di fare delle cose a queste persone. Taglia, le diciamo un paio di tagliare questi alberi. Tagliatemi gli alberi. E poi il prima possibile fatemi un po' di... Costruitemi delle casette. Vai, andate ragazzi. Ok, guardate qua, mi stanno costruendo le casette, le stradette, come le stramaledette stradine. E andatemi e abbattetemi giù tutti questi alberi armati di ascia. Oh, mi stanno buttando giù tutti gli alberi. Bene, la felicità sta diminuendo, però... La gente non è felice a tagliare gli alberi, non importa ciò che pensano gli altri. E poi abbiamo bisogno di... Oh, terreno agricolo. Costruiremo, credo, qua in parte un piccolo terreno agricolo. Come? È già finito? Vabbè, costruiamo le case intanto. Che la gente non ha casupole. Ed è una cosa molto triste che la gente non ha le case. Ecco, una casa costruita, la gente è tutta felice, c'ha tutti gli smile. Costruitemi anche la seconda casetta e questa nuvola gli spiego di andarsene via. Ecco, io sono un... Oddio, non so, faccio volare via le nuvole. Però... Ah, vediamo, io ho già un bel regno delle case. Voi cosa avete? Un bel niente. Magari non posso vedere cosa fare. Perché se vedessi cosa fanno loro, capirei che ho fatto. Qua ho delle cave di pietra. Qua non c'è pietra. Completamente pietra non c'è. Ok. Forza, quanta le... 15. Beh, ci sto. Qualcuno ha delle case? Qualcuno non ha case? No, hanno tutti case. Congratulazioni, cresciuto fino a diventare un borgo tranquillo. 3 persone hanno visitato il regno e non ci sono abbastanza case. Ma io vedo tutti che hanno case. Comunque, costruiamo una casetta allora, se è proprio problematico. Bene, e abbiamo qui, costruitemi il mio... Ecco, dove stai andando? Sta andando il contadino? Dov'è il contadino? Vediamo la gente. Sono curioso di che persone ho. Lui è Arthur Bruin e ha 16 anni. Ok, va bene. Questo è... Se lo prendo... Oh, ha chiappato. Chi sei? Oh... È Jason, ha 30 anni.
tu chi sei? È James Duspit, preso così a 21 anni, sta è stanco ma determinato. Si chiede se i fantasmi esistano davvero. Ok, mi piace proprio. Si chiede cosa sia oltre il mare. Beh, belle! Questa sì che è una domanda interessante. Oltre il mare non c'è un bel nulla. Siamo in un'isola in mezzo al nulla e vivrete in mezzo al nulla sotto il mio comando. Per sempre! Ok. Ecco qua il mio regno. Oh, coltivate, sta piovendo, dovreste essere felici! Non saltare sopra, non ti hanno insegnato su Minecraft che si salta sopra le coltivazioni. 32, ben 32, 32. Sono così distanti le cave, non posso mica costruirle. Troppo distanti. Ho sbagliato, vedi che io dovevo. Potrò però commerciare, sono ancora più vicino all'acqua, quindi posso già. Non posso costruire una capanna da pescatore. Pietra, questa cosa mi dà fastidio. E ho paura che vi rifarò tutto da capo. Non ho pietra. Come ci arrivo alla pietra? Ci devo fare un sentierone. So manco se mi avanza fino a. Dove sono ste cave? No, cosa costruisci? Ci vorrà un po' però. Ma perché mi ha fatto doppio clic? Ok, ce la posso fare. Posso avere pietra. Non devo riavviare come ogni regno che ho fatto nella mia vita. Oh! Ho fatto una stradona solo per arrivare alle cupole. Cavolo! In 3 anni sei riuscito a fare queste cose. Va bene, ok. Disappointed per la 5ª volta. Allora, ragazzi, c'è un po' di legno. Credete che dovreste raccoglierla. Oh, ma che carino! Mettono le i cartellini stradali. Non so perché c'è una fuoriuscita, però. Chi ha costruito quella cosa? Non so. Questo vuol dire che qui avremo accesso per la costruzione di cave. Le cave. Faranno una strada incredibile. Ci vorranno 30 anni per costruirla tutta. Io sono curioso. Quanto ci metto a costruire tutto questo? Perché io sono partito da quella parte? No, perché sono partito dall'altra parte. Quindi loro non vanno da lì a lì. Così in continuo. No, aspetta, aspetta.
Pulisci tutto. Fermo, fermo. Fermo, ferma tutto. Stacca, stacca. Perché loro... vedi perché andava male. Ah, allora. Questo cosa vuol dire? Che io devo costruire da qui, partendo da qui. Io non sono partito da lì. E ora non ho abbastanza pietra. Madonna. No, ce l'ho, ok. Oh, ce l'ho fatta. Mo, dai raga, facciamo... Cos'è? Route 66? 66, oh. Non è mica così, dai. Ci sono anche alberi da tagliare. Però piano piano si mettono la buildano. Prima o poi quando diventerò un regno inizieranno ad arrivare da me a fare diplomazie. Però non sono un regno abbastanza grande per loro. Oh no, lupi! Mi attaccheranno la popolazione. Lupi malvagi. Nya. Siamo 10 persone nel villaggio. All'anno 4, ok, manca. Siamo peggio. Ok. Dai, abbiamo quasi finito la route 66. 66. Vai, 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 vai. Manca poco. La potete fare. Sì, dai, manca pochissimo. 1, 2, 3, 4. 4 pezzi di strada avete ancora. Quanta gente sta arrivando? 7 pietre. Bene. Ci metteranno, dai. Abbiamo pietra ora. Teoricamente abbiamo la pietra. Industria, cava! Cosa? Mancano ancora pezzettini di pietra, tua madre. Ma siete vicini alla pietra, eh? Ok. Ci è voluto un po', però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora. Bene, costruiamo due cave di là. Così abbiamo. Ah. Allora, abbiamo una cosa grandissima e stra-enorme. E una cosa terribile. Madonna. Cosa abbiamo fatto? Un abominio, ma per avere della pietra. Deposito. Costa 3 di pietra. Questi devono fare avanti e indietro per due volte. Se ce ne vorrà di tempo. Vabbè. Ottimo. Abbiamo 19 persone intanto. Ciò ci farà permettere. Ciò. Più case. Questo vuol dire più case. Abbiamo finito la pietra. Ragazzi, tagliatemi questi alberini. Siete arrivati?
poco iniziata. Hanno 6, abbiamo fame in casa nostra, non abbiamo cibo. Ok, questo è un problema. Finché non finiranno di costruire quelle dannate cave, non riusciremo mai a costruire nuovi campi di cibo. Quindi stiamo costruendo anche nuove case. Ah, sono in attesa perché non c'è abbastanza. Ok, il nostro villaggio c'è. Gli alberi da tagliare sono tutti segnati con l'ascia. Questi stanno per essere finiti di essere costruiti in attesa perché 9. Questo chi ha? Gunterio Sweetman, 33 anni. Agricoltura apprendista, vuole un souvenir del drago. Ci sono draghi, è vero? Oh, aspetta. Un anno e chi arriva? Oh, è vero, adesso ci sono i vichinghi. Yeah! Il drago avvistato. Ci ucciderà tutti? Dov'è? Ah, di là. No, le mie cave. Brucerà tutti quanti. C'è un drago. Fai sapere più di lui? Oh no, un drago in arrivo! Ci ucciderà tutti! Come si fanno le persone? Cioè, come si fanno i arcieri? Castello! Torre degli arcieri! Scale! Pietra! Blocco! Non c'è niente! Di quel che ci serve. No, uccidetelo. Chi sta sparando? Ah, è vero, perché è andato prima ad attaccare le altre popolazioni. Fai. Ah, è vero, attacca tutti quanti. Uccidetelo voi. Oh cavolo, non ha fatto niente. Oh, sta arrivando da noi. Vai dagli altri, perché da noi cosa vuoi? Cosa ti abbiamo fatto? Oh no, ha guardato verso il castello. Ha guardato verso il castello, sta pizzicando verso il castello. Posso sbloccare i coloni? Ok. Il drago in arrivo. Ragazzi, fuoco! Questa vedete come è una torre di arcieri, dovrà sparargli e poi farà visita anche all'altro. Sapete cosa fa? Arriva da voi e brucia i campi? Mio, cosa stai facendo? Non bruciarmi le foreste. Mi brucerei i campi. Non c'è neanche sfiorati.